Soleil, Sorge. Bellissima anche Soleil, veramente due ragazze stupende entrambe. Eccola di ritorno, Soleil e Claudia. Allora, prima di congedarvi, vogliamo dare da parte vostra un messaggio a tutte le concorrenti di questa sera, perché siete state concorrenti a Miss Italia, siete arrivate molto in alto, sesta e terza, insomma parliamo proprio del top che c'è, e d'altronde le vediamo quanto sono belle, però un messaggio a queste ragazze che trepidano adesso per conoscere il loro destino. Allora, io ho già visto che sono tutte molto sicure, quindi tutte che si vogliono specializzare in questo mondo, e per questo dico di partire con i piedi veramente di piombo, perché la prima cosa che io ho riscontrato lavorando poi sempre in questo ambito con persone più grandi è che l'umiltà paga sempre, la semplicità, un pizzico di simpatia, mai essere superficiali, crederci troppo perché magari ci si rimane male, magari non è Miss Italia, è Miss Mondo, quindi andrà anche meglio, no? No, ma deve andare bene a Miss Italia senza pensare ad altro, ovviamente. Va bene, no, il concetto è chiaro, non bisogna mai mollare di fronte a una difficoltà o a un insuccesso, che poi è sempre rimediabile, perché in corso d'opera ci saranno tante altre finali regionali per Miss Italia, quindi mai mollare. Soleil, sentiamo. Io sono d'accordissimo con quello che ha detto la mia collega, però voglio dire invece di mettere tanta grinta e davvero dimostrare chi sono, ovviamente rimanendo loro stesse, perché la falsità si vede immediatamente. Però comunque sì, molta grinta si vede tantissimo, fa la differenza. Bene, grazie a tutte e due, in bocca al lupo per tutto, per la vostra carriera, incrociamo le dita, avanti così perché siete belle e brave, davvero. Complimenti a Claudia Tosoni, a Soleil Sorgenti.